al dottore Dispenza, glielo dico fraternamente perché io ho massimo rispetto per la carica che lui ricopre attualmente all'interno della nostra città. Glielo dico apertamente, dottore Dispenza, lei in questa città non è gradito, non è gradito, perché lei è un capo di una commissione che è assente nel territorio, lei non è presente, lei viene una volta a settimana, lei non conosce il territorio di Vittoria. Lei per amministrare una città si deve essere presente 365 giorni l'anno. Non ha usato mezzi termini il portavoce del movimento politico Sorgi Vittoria, Cesare Campailla, questa mattina nel criticare l'operato dei tre commissari attualmente al timone della città. Oggi, appunto, una conferenza stampa dal tema Vittoria, una città alla deriva. Secondo Sorgi Vittoria, infatti, è da un anno ormai dallo scioglimento del comune che Vittoria vive una lenta ma sempre più netta deriva come città, comunità, gruppo umano. In questa città lo sapete che cosa succede? Che se c'è qualcuno che parla contro questi commissari, il giorno dopo si trovano querelati. Ma dov'è la democrazia in questa città? Dov'è la democrazia in questa città? Non esiste più una città che non ha più servizi, una città che non ha più giardino pubblico, una città che è senza acqua, una città che è alla deriva. Insomma, secondo Sorgi Vittoria, solo disservizi e un ripristino della legalità avvenuto solamente a voce, a cominciare dal recente incendio all'interno della Fiera Maia, poi il bando per i 74 box al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello, la crisi idrica, la viabilità, il teatro comunale ancora chiuso e le discariche a cielo aperto, soprattutto a Scoglitti. Nessuno di questi problemi è stato affrontato definitivamente dai commissari prefettizi. Infine, forse il punto più sentito, quello di essere etichettati come omertosi da persone, ha affermato Campailla, del tutto estranee a Vittoria. Prima di dire che siamo una città di omertosi, informatevi sulla storia di Vittoria, quello che abbiamo fatto in questa città, le persone che hanno rimesso la propria vita, il sottoscritto che ha collaborato con la commissione di accesso al comune di Vittoria. Io ho collaborato con la commissione d'accesso facendo nomi e cognomi. Allora, ribadisco, noi faremo questa manifestazione di piazza davanti al Palazzo Municipale e chiederemo con forza che questa commissione se ne vada al più presto possibile.